l'innovazione è uno dei grandi capitoli delle città d'oggi e di domani, perché le città sono lo spazio in cui l'innovazione viene incubata di più nel mondo, no? E i linguaggi dell'innovazione sono dei linguaggi particolari, diversi, sì, hanno dei numeri, delle logiche differenti, non sono logiche lineari, sono logiche esponenziali, tipicamente un po' difficile da capire, perché se noi facciamo 30 passi lineari arriviamo da qui alla fine dell'autobus, se facciamo 30 passi esponenziali copriamo la distanza da qui al sole. La sfida della città oggi è capire questo, è capire che le città sono come delle grandi pentole di popcorn in cui per molto tempo niente sembra succedere, prendiamo l'autobus come lo facevamo 30 anni fa, ma che all'improvviso tutto cambia, tutti i popcorn esplodono tutti assieme e la pentola si riempie. Ci vuole un cuoco per cucinare questi popcorn, per farli esplodere, perché il ruolo dell'innovazione è di offrire opportunità e ce n'è veramente un gran bisogno di opportunità nelle città, opportunità per essere inclusive, per essere aperte, per offrire risposte alle domande delle persone. Marco Polo diceva nel Milione che ciò che si gode della città non sono le meraviglie, le 7 o le 77 meraviglie della città, ma sono le risposte che la città può offrire alla domanda di ciascuno. Quindi è evidente il ruolo dell'innovazione di portare nuove risposte, risposte sociali, risposte di occupazione, risposte di realizzazione del sé delle nostre persone, delle persone. Oggi l'innovazione non avviene solo nei grandi centri di ricerca, non solo in California, ma molto anche in Italia. Oggi l'innovazione avviene negli spazi di co-working, avviene all'interno dei propri garage o negli studi, di fronte al proprio computer, no? Oggi i processi di innovazione nelle città richiedono proprio di far comunicare la dimensione informale e aperta dell'innovazione dei singoli con la dimensione formale di governance delle istituzioni e dei centri di ricerca. Credo che Trento abbia due principali sfide. Una è quella dell'integrazione, ovvero di far comunicare, di mettere in comunicazione, in interazione i due grandi mondi dell'innovazione, quello formale costituito delle istituzioni, dei centri di ricerca, dell'università, con quello informale delle comunità virtuali o informali dell'innovazione. L'altro è quello della coerenza, ovvero disegnare un quadro coerente di innovazione per la città. Non è possibile ospitare diversi contesti o concorsi per le start-up da una parte e dall'altra parte avere posti chiusi, bar che chiudono presto. È evidente che l'innovazione si nutre di un contesto coerente e chiaro di dove la città vuole andare nei confronti dell'innovazione.